uomini guardano, le ragazze sono guardate. Ora, per una ragazza essere guardata è un'emorragia. No, il mio corpo, che è mio, è anche osservato dagli altri. Si vede nel secondo degli interventi, no? Il corpo balena, il corpo grosso, il corpo sgraziato. Ma è balena, grosso, sgraziato per chi? Per chi lo guarda, cioè per lo sguardo degli uomini. Il corpo femminile è in perenne emorragia, perché è perennemente osservato dallo sguardo degli uomini. E per una ragazzina, molte anoressiche, per esempio, molte ragazzine sviluppano anoressia a partire da questo, molte nelle ragazze questa esperienza di incontrare lo sguardo desiderante dell'uomo è un'esperienza che può essere anche di fascino, no? La seduzione, farsi di tutti, catturare lo sguardo, ma è anche un'esperienza, può essere anche un'esperienza traumatica. Posso essere l'oggetto del godimento dell'uomo. Dunque, la prima ferita è un lutto, il mio corpo non è più il corpo innocente di una bambina, è il corpo di una donna, dunque è un corpo separato, questo è un punto molto importante, cioè un corpo separato dal corpo materno. Le mestruazioni segnalano il taglio che separa, differenzia il corpo della bambina dal corpo della madre. Secondo punto, non so se avete notato, ma tutte le donne nello spettacolo che abbiamo visto associano, certo, la depressione, abbiamo visto il lutto della bambina, ma poi subito gli uomini, il rapporto con gli uomini, tutte parlano degli uomini. Che cosa vuol dire? Perché il sangue matto evoca l'universo maschile? Beh, intanto perché gli uomini sono salvi, non conoscono la problematicità di questo stato, sono salvi. Non sono intaccati dal sangue matto. Quello che Freud chiamava l'invidia del pene è fondamentalmente questo, cioè noi abbiamo una ferita e quelli hanno l'idiozia del fallo. Noi siamo intaccati da una ferita e gli altri si beano, come uno dei protagonisti che viene citato, no? Indifferente alle angosce della moglie, che fuma una sigaretta dopo l'altra e si fa i fatti propri. Gli uomini si fanno sempre i fatti propri. Anzi, essere un uomo significa farsi i fatti propri. Cioè avere a che fare col suo fallo. È da bambini che comincia e finisce da adulti. Chi fa la pipì più lontano, chi ce l'ha più grosso, chi ha la macchina più grossa, chi ha più donne, chi ha più soldi. È un inferno. È l'inferno maschile, Lacan lo chiama l'ingombro idiota. Nelle donne non c'è questo ingombro idiota, l'ingombro idiota del fallo, nelle donne c'è la ferita e dunque come si colma la ferita? Concludo con questa osservazione, com'è che si colma dal lato femminile la ferita? In un solo modo, lo sappiamo, no? Ed è il grande tema del tuo testo in particolare e che si intravede anche in questo spettacolo, il grande tema è l'amore, cioè il modo per sanare la ferita è l'amore. Ma la domanda d'amore femminile ha la caratteristica che si vede anche in questo spettacolo di essere una domanda infinita, cioè di essere una domanda che non si sazia mai, non solo perché trova degli uomini tipo il pittore francamente idioti, no? O quello che fuma le sigarette, cioè non solo per l'idiozia degli uomini, che pure è una componente, come quando a Milano, diciamo, a Milano a volte sono giornate in cui il traffico è imballato, perché piove, perché non vanno i semafori, ma anche per chi guida, no? Ecco, gli uomini a volte sono deludenti di per sé, ma il carattere infinito della domanda d'amore non dipende dal carattere deludente degli uomini, ma dal fatto che questa ferita è dell'essere e dunque spinge le donne a cercare nell'amore una soluzione a questa mancanza essere di cui il sangue matto è il testimone. E come dire, concludo, ci sono due idiozie, se posso permettermi, simmetriche. L'idiozia dell'uomo, quella fallica,
e dovresti scrivere qualcosa su questo, è l'idiozia che vuole il corpo. È l'uomo che dice facciamo sempre. L'uomo ha questa cosa qui, facciamolo sempre. È proprio è il martellamento fallico dell'uomo. Hai le mestruazioni? No, non importa, facciamolo. Sempre. No? Sei incinta, non importa, facciamolo. Appena avuto il bambino hai il tuo sesso sfracellato dal parto, facciamolo. Cioè, e appena trovo un piccolo ostacolo, facciamolo con un'altra. Oppure non importa, senza ostacolo, facciamolo. È la domanda infinita della, come dire, del godimento del corpo che caratterizza l'idiozia femminile. L'idiozia maschile. L'idiozia femminile è invece l'infinito della domanda d'amore. Mi ami? Mi ami? Allora, sì, ti amo. Mi ami? Mi ami davvero? Sì, ti amo. Ma veramente? Sì. E all'infinito così. Perché non c'è modo di sanare la ferita del sangue umano. Grazie. Grazie. Lui è psicoanalista, mi sembra, che parla.